Pace a tutti, bentrovati amici. Buonasera, Buonasera a tutti, pace a voi. un saluto sempre speciale ai nostri amici Vincenzo e Carmela con cui ci vediamo e ci sentiamo sempre prima della diretta, quindi li salutiamo per la seconda volta. Benediciamo sempre la pagina, per noi è un onore essere qui. Un grande, grande, grande piacere. È da un po' che non ci siamo per impegni ministeriali e impegni anche in altre pagine. Siamo stati veramente pieni, ma siamo sempre onorati. Io lo dico sempre a Vincenzo, non è una frase di fatto, stare qui con voi in questa pagina. Il primo amore, il secondo amore, il primo amore è Gesù. Anzi, il terzo amore, perché il secondo amore è mia moglie. Il quarto amore, perché ci sono i miei figli. Scherzo. Come state? Aspettiamo che si collega qualcuno. Nel frattempo, vediamo Vi un invitiamo a po'. condividere la diretta nel frattempo affinché possiamo Condividere. arrivare in più case possibili. Oh, ero in diretta anch'io. Pace a tutti quelli che ci state Pace scrivendo. Emilia, Pace Manolo, Emilia. Il Antonella, Rosa, Johnny, c'è nostro amico Johnny Johnny, Campagna, il nostro amico e adoratore Johnny Campagna. Katia, Veronica e Salvo, Linda. Maurizio, pace, Jessica, Antonio, pace a voi. Condividete Ok, la diretta, condividete, condividete che sarà un tempo di condividete. benedizione. Agata, Michael. Ciao Michael, ci siamo visti prima. È di doppia unzione, doppia adorazione. Geltrude, pace a te. Con alcuni non ci conosciamo, però ci Nel conosciamo frattempo grazie alle condivido. dirette. Condividiamo nel frattempo. C'è Maria, State crescendo col Rita numero. Vitanza, pace Rita, pace Maria, pace Patrizia. Grazie a te che ci ascolti, grazie a te che adorerai insieme a noi, Patrizia. Barbara! Barbarella, ci gloria. Un bacione a Gloria. Ciao Gloria! Ok, ci siamo, appena ci siamo un altro po', iniziamo. Cerchiamo, sì, diamo il tempo chiaramente di condividere. Carmen. Pace Carmen, dietro le tue dita. Carmencita. Davide Casà. Pace Davide Casà, ciao, pace. Davide. Come state? Spero bene. Nel frattempo stiamo condividendo. Anche a te Rita, Dio ti benedica. E la nostra Rita? Rita Vitanza, Rita Vitanza, un'altra sorella che conosciamo, Dio ti benedica. Pensavamo Rita Petralia. Cosa Gloria vi sistemo? saluta. Gloria ci saluta. Gloria è la mascotte della nostra chiesa, la figlia di Johnny Campagna, meravigliosa. Sto col Covid, non ci vediamo da un po', perché questo Covid un po' blocca la Pace situazione. Eugenio! Forza ragazzi, forza, condividiamo così arriviamo a più cuori possibile e possiamo essere in tanti ad adorare il Re dei Re. Pace Ok. Andrea! Wine Winter, non so se si legge così. Pace, pace, Dio ti benedica. Ok. Allora, Dio vi benedica, per noi è un onore essere qui con voi. Vi chiediamo semplicemente di aprire il cuore ed adorare il Signore insieme, glorificare Dio, innalzare il nostro Signore. Grazie a tutti quelli che state ascoltando e state inviando messaggi di benedizione per la canzone Rivelazione. Siamo veramente benedetti da come Dio ci ha benedetti. Stiamo riversando la benedizione su di voi e ci sta ritornando indietro. Gente anche che non conosce il Signore manda messaggi a mia moglie piangendo, davvero toccati dalla profondità di quello che Dio ci ha dato con questa Ma canzone. che Quindi cosa di fare? siamo veramente onorati di servirvi e di stare qui insieme. Ora, per noi è un periodo particolare dove davvero ricerchiamo la faccia e il volto dello Spirito Santo, sono momenti profetici, momenti che chi conosce la parola di Dio ed ha un'intimità, una relazione con lo Spirito Santo, sa che sono tempi in cui dobbiamo completamente arrenderci al Signore e necessitiamo il bisogno di,
invocare lo Spirito Santo nelle nostre vite e ritenerlo, trattenerlo, perché per Lui è un onore stare con noi, un piacere stare con noi, Lui ci ama e noi dobbiamo ricambiare questo rapporto e necessitiamo anche il bisogno di relazione con lo Spirito Santo, di sentire la voce dello Spirito Santo. C'è un bisogno forte e soprannaturale. Riprendiamo anche questa meravigliosa adoratrice, ok? Meno di me, più di lei, meno di me, anche perché io forse non c'entro, ok? Urge una dieta. Ok, Dio ci benedica, iniziamo. Alleluia, alleluia, gloria a te Signore. Grazie Signore, noi ti benediciamo e ti ringraziamo nel nome potente di Cristo Gesù per quello che tu fai nelle nostre vite, per quello che tu ci dai, per come Signore ti riversi e ti riverserai, Signore, col tuo Shekinah nella presenza delle nostre case. Noi ti chiediamo cieli aperti sulla vita di ogni persona che sta e vuole adorare con noi. Grazie per ogni cosa nel nome di Gesù. Alleluia. Signore,
ti innalziamo. La parola di Dio dichiara, lo diciamo spesso in questi giorni, che Gesù, quando fu asceso al cielo, fu portato con le nuvole, scomparì in una nuvola, avvolto in una nuvola, che lui avrebbe lasciato il Paracleto, lo Spirito Santo, avendo stabilito un rapporto di coinonia, un rapporto di unità, di relazione, di amicizia. Avrebbe lasciato l'intercessore, l'avvocato, l'amico intimo. E noi necessitiamo, visto che siamo il Tempio dello Spirito Santo, perché la cortina del Tempio è stata spezzata con la morte di Gesù, e lo Spirito di Dio, e Dio non vive più in templi fatti di mano d'uomo, ma vive in noi, abbiamo questa certezza. E avendo questa certezza soprannaturale, dobbiamo avere una relazione con lo Spirito Santo. Oggi durante l'intercessione in chiesa dichiaravamo nel nome di Gesù, e proprio molti fedeli dichiaravano: sì, io necessito una relazione con lo Spirito Santo. Ho capito dopo la predica di domenica che devo parlare con lo Spirito Santo, perché Lui è che è qui. Devo avere un'intimità con lo Spirito Santo, una relazione di amicizia. Ed è questo quello che cambia in questi tempi profetici il nostro avvenire. E cambierà l'avvenire di coloro che entrano in contatto con noi, perché se non c'è lo Spirito Santo sarà tutto soprannaturale. Vivremo in questo mondo, ma saremo cittadini del regno. E quando Gesù diceva: avete visto il regno manifestarsi tra di voi, vedrà la gente, vedrà il mondo, il regno dei cieli manifestato attraverso lo Spirito Santo. Alleluia. Impediscono di prendere quello che ci spetta. Ciò che Dio ci ha promesso è verità, e sì e amen. Quelle mura che il nemico ti pone davanti sono qualcosa che tu devi assediare, e il tempo è di Dio, ma tu sarai colui che espugnerà quelle mura e prenderai quella città. Prenderai quello che ti è stato promesso, perché tuo, dichiaralo, dichiaralo.
Lo Spirito Santo mi fa sentire che c'è qualcuno che sta piangendo. Tu stai piangendo molto in questo periodo. Tu sei molto triste in questo periodo. Tu non stai vedendo luce attorno a te. Ti dichiaro nel nome potente di Gesù un refrigerio, un nuovo olio. Io ti vedo piangere nel tuo letto, per fede ho una visione, ma lo Spirito Santo non è felice di questo. Lo Spirito Santo vuole che tu riprendi in mano la tua Bibbia. Lo Spirito Santo vuole che tu continui ad avere fiducia in Lui, perché non tarderà. Arriverà, perché è già per te. Dal cielo scende questa benedizione per te. Ma in questo momento ricevi l'olio fresco dello Spirito, un'unzione nuova che porta a refrigerare la tua vita. Non piangere più, non piangere più. Ora le da stedere le tesciute a stea. Questo cantico, perché non permettiamo che Dio vada via. Diciamogli: io non ti lascerò andare finché tu non mi avrai benedetto, Signore. Dio resta qui ancora per un po',
Questo cantico è stato dato in sogno, queste parole sono state rivelate in sogno a noi nella nostra vita. E noi diciamo sempre che con questa adorazione speciale dal cielo stiamo solo prestando le nostre voci a Dio e siamo onorati e gloriosi. Adesso prestiamo tutti insieme le nostre voci a Dio per adorare il Signore. Canta ancora, Dio resta qui ancora per un po'. Dio resta qui ancora per un po'. Sorrisi miei alla gente che di te nulla ha saputo mai. Dio, nel segreto dell'anima mia, tu conquisti ogni parte di me. Ora sono tuo, so per certo che il tuo sogno io realizzerò. Sogni regala solo lacrime, con la certezza che domani vivrò per te. Dio sta qui ancora per un po', nella mente nei pensieri tu, nei sorrisi miei, alla gente che di te nulla ha saputo mai. Dio, nel segreto dell'anima mia, tu conquisti ogni parte di me. Ora sono tua, sono ora per le te, le tue scelte, il tuo sogno lo realizzerò. Lo Spirito Santo mi fa sentire che c'è qualcuno, non so se tu sei un ministro che stai ascoltando, un anziano, tu hai una responsabilità in chiesa, tu hai qualcosa di importante nelle mani che il Signore ti ha affidato, nella chiesa che Dio ti ha affidato, nella chiesa dove Dio ti ha posto, e lo Spirito Santo mi dice di dirti: tu da tempo e da anni stai pregando per un risveglio nella tua chiesa. Io ti dico, il risveglio inizierà dalla tua casa. Ma questo è il tempo degli ultimi tempi, dice il Signore, e io riverserò uno tsunami di benedizione e di gente che adorerà il Signore nel luogo dove io ti ho posto, nel luogo che ti ho promesso, tanto che dovrai cambiare quel locale, tanto che non saprai dove riporlo, e ti chiederà: come farò, Signore? La preghiera che tu facevi, le tue ginocchia, il tuo segreto, da tempo sono salite al mio cospetto. E io benedirò la tua vita, dice il Signore. Questo è per un servo di Dio. Ora le tasciuta stai. Ora le tastai le tasciuta stai candesce. Oh Jesus, tu le tastai tasciuta. Ai tuoi piedi ti do tutto di me.
sicuro io sto. Oh.
Santo, chiedere le pescioni. Sta parlando del tuo cuore alla tua vita. Tu necessiti una copertura spirituale, una paternità, di una persona di cui ti fidi, di una persona che darà la sua propria vita per poterti formare, per poterti portare laddove è la tua chiamata. L'importanza della paternità è soprannaturale, è divina. Non puoi andare avanti se non hai una chiesa, una copertura di un padre spirituale che ti aiuta a crescere. Dio benedirà la tua vita perché Dio si sceglie di uomini, uomini unti, uomini che sbagliano, ma uomini che, di cui Dio si serve per portarti ad un altro livello, che, di cui Dio si servirà per rompere il tuo carattere, la tua chiamata, affinché tu potrai andare oltre, di livello in livello, di valore in valore. Non rinnegare, non rifiutare la paternità soprannaturale che Dio dà agli uomini attraverso uomini. Ricordati queste parole: uomini imperfetti, ma uomini con un cuore per Dio. Alleluia, grazie Gesù. Come tu sei imperfetto e hai un cuore per Dio, rispetta. Non c'è autorità che non viene da Dio. Rispetta quello che Dio ha dato alla tua autorità. Servi e benedici la tua chiesa. Mettiti a disposizione dei tuoi genitori spirituali, benedicili, onorali. Se non hai questa copertura, cerca una copertura, prega lo Spirito Santo affinché possa dartela. Questa copertura cambierà la tua vita. Sento di doverti rilasciare questa testimonianza. Il Signore ci chiamò al ministero 6 anni fa. Non eravamo ministri, eravamo 2 semplici ragazzi che non sapevamo cosa fare. La gente ci spingeva ad aprire chiesa, avevamo un piccolo gruppo di 3-4 persone che diceva: facciamo un gruppo in casa. Noi non volevamo fare gruppi in casa. E poi durante un campeggio estivo, ospiti in una chiesa di un amico, di un pastore amico, un profeta brasiliano venne da noi e ci profetizzò e ci disse: questo è il tempo che Dio ti sta mandando, inizia l'opera che ti ha affidato, vai avanti per quello che Dio sta dicendo e tu verrai benedetto. Noi abbiamo iniziato non con poche difficoltà, abbiamo iniziato facendo gruppo, abbiamo iniziato facendo famiglia, ma non eravamo entrati nel proposito di Dio. Dio sapeva che non era il tempo ancora per le ferite che noi avevamo nel cuore di ricevere una paternità. Non l'avremmo accettata, dovevamo prima perdonarci e perdonare. Eppure Dio ci mandò. Fin quando nella nostra vita comprendemmo che c'era la necessità e il bisogno per crescere di avere una copertura. Ed improvvisamente arrivò, per volere di Dio, un uomo del tutto inaspettato che ci disse: io voglio darti copertura spirituale. Restammo impietriti, non sapevamo cosa fare e dissimo: ok, dacci del tempo, noi vogliamo chiederlo al Signore. E il Signore ci mise sotto la copertura spirituale di quest'uomo, che è il pastore Alfio Di Stefano, e dell'opera Gesù Cristo il Signore, del pastore Ottavio Prato, che è il presidente dell'opera. Noi rientrammo nella nostra casa dove c'erano le benedizioni generazionali e lì fu che scoppiò una grande benedizione nella nostra vita, e quei 5 membri oggi sono 130. La sottomissione, l'unzione, l'ubbidienza, il non capire a volte alcune cose, ma che Dio permette per rompere il tuo carattere, per vedere la tua obbedienza, per vedere come tu onori gli altri uomini di Dio, gli altri servi di Dio. Non so per chi sono queste parole, ma c'è qualcuno che ne ha bisogno? C'è qualcuno che necessita di avere una copertura spirituale, una copertura di paternità. Nessuno vuole prendere il posto di Dio. Dio è Dio, ricordatelo sempre. Nessuno potrà prendere il posto del suo amore, della sua paternità. Ma Dio pone degli uomini. Uomini che ungono altri uomini. Uomini che benedicono altri uomini. Altrimenti tu non potrai entrare nel proposito della tua casa, nel proposito della tua chiamata. E sei fermo e sei ferma da anni. Proprio per questo. Per le tue idee, per il tuo modo di pensare, per il tuo modo di fare. Alleluia. Non so, non era programmato, ma lo Spirito Santo mi spinge a parlare di questo. Alleluia.
mia anima. Tu sei il Signore, in te ho trovato tutto. Padre, non temerò, perché tu sei il mio scudo. Signore, benedici questa nazione, benedici la tua sposa, Signore,
necessitiamo un risveglio, Signore. Aspetteremo in ginocchio, Signore. Aspetteremo che tu santifichi per primi i tuoi ministri. Perché, Signore, i tuoi ministri hanno bisogno di santità, di consacrazione, Signore. E poi, Signore, spandi un risveglio potente, Signore, nel tuo popolo. Spandi, Signore, risveglia. Suscita una chiesa unita, Signore. Una chiesa salda, Signore. Non temerò. Preghiamo nel nome di Gesù, ci accordiamo per la madre di Cristina, noi dichiariamo nel padre di Cristina, noi dichiariamo, Signore, ogni infermità, Signore, vada via ora nel nome di Gesù. Dichiariamo, Signore, guarigione da questo Covid, Signore, che non toccherà nulla, Signore, dei loro polmoni, Signore, delle loro vie respiratorie, Signore, dei loro organi. Dichiariamo guarigione, Signore, nel nome di Gesù. Ci accordiamo con tutti voi per la guarigione della madre di il padre di Cristina. Ci accordiamo nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù per la guarigione di ogni persona che sta male, che sta seguendo, dichiariamo guarigione soprannaturale, ci accordiamo e dichiariamo il sangue dell'agnello, dichiariamo il fuoco dello Spirito Santo che purifica e libera ogni parte del nostro corpo da ogni infermità, sia di natura spirituale che fisica, nel nome potente di Gesù. Nel nome potente di Gesù. Degno di gloria, degno di onore.
tuo trono, sale un profumo al tuo trono, ricevi la lode, sale un profumo al tuo trono, sale un profumo al tuo trono, sale un profumo al tuo trono, ricevi la lode. Spirito e verità. In questo momento siamo una chiesa, anche se a distanza, insieme, tutti insieme ad adorare il Signore Spirito e verità.
insieme, uniti per un solo nome, con un solo spirito, con una sola mente per adorare il nostro Dio e dimostrare al mondo che il nostro Dio è un Dio vivente, un Dio potente, è un Dio al di sopra di ogni cosa, è un Dio incomparabile, è il Signore dei Signori, è il nostro Dio, e noi lo proclamiamo alle nazioni, lo proclamiamo a chiunque ci vede. Se non hai fatto un'esperienza col Signore, accetta il Signore Gesù e la tua vita cambia e la tua vita si trasforma, è qualcosa di nuovo, di soprannaturale avverrà, è qualcosa che è inspiegabile, ma che sentirai dentro e vorrai urlare al mondo, ai tuoi amici, e tu vedrai la tua vita cambiare, vedrai benefici, vedrai benedizioni, vedrai una trasformazione, un cambiamento, ti sentirai amato, ti sentirai cullato. È questo quello che è il nostro Signore, il nostro Signore su quella croce ha fatto: rilasciarci salvezza e grazia, un favore immeritato, rilasciarci qualcosa che ci ha dato la possibilità di vivere per l'eternità, e poi ancora ci rilascia lo Spirito Santo per vivere di miracoli, di benefici, di benedizioni, per sentire la sua voce. Che glorioso Dio che ha lasciato il cielo per venire in noi, che ha lasciato il cielo, che ha lasciato il suo trono per venire in noi. E noi ti glorifichiamo, Signore, ti chiediamo perdono di ogni peccato, di ogni mancanza, ti chiediamo perdono di quello, Signore, che a volte noi non comprendiamo, della nostra, Signore, testardaggine, del nostro, Signore, opporci, delle nostre mancanze di preghiera, delle nostre ginocchia che non si piegano, Signore, della nostra mancanza di interesse della tua parola. E ti chiediamo, Signore, infuocaci, perché tu lo puoi fare anche così, in maniera soprannaturale. Amen. E sentiremo un fuoco, una voglia, Signore, per pregarti, un fuoco e una voglia per divorarci la tua parola e conoscerti. Ecco l'importanza di una chiesa. Ringraziamo Vincenzo e Carmela, ringraziamo tutti voi che ci avete seguito. Noi siamo i pastori Massimo e Simona, parti del ministero GCS Church Mister Bianco, facciamo parte dell'opera Gesù Cristo il Signore, un'opera che ci ha fornito paternità, che ha benedetto la nostra vita, un'opera che conta circa 30 chiese in tutta la nazione, al nord, centro, sud, che continua ad espandersi e a crescere, perché tanta gente necessita del bisogno di copertura, e in questa opera abbiamo dei padri che hanno un cuore e danno copertura. Benediciamo il pastore, il presidente, il pastore Ottavio Prato, il pastore dell'opera, il consiglio amministrativo dell'opera, i pastori Lorenzo, il pastore Nino Mazzarà, il pastore Alfio di Stefano, il pastore Lorenzo Leame e le loro mogli, per come in questi anni ci stanno accanto e ci permettono di andare avanti di valore in valore, di livello in livello. Nessuno di noi è perfetto, neanche chi ti parla. Non cercare uomini perfetti, non ne troverai mai. Cerca uomini che hanno un cuore per Dio, che sbaglieranno, ma che ti sapranno amare, che avranno il coraggio di tornare indietro e che ti daranno qualcosa in più per essere benedetto e riuscire a crescere nella volontà di Dio. Dio vi benedica, vi amiamo, un abbraccio grande, grande, grande da tutti noi. Dio vi benedica, buonanotte. Pace.